nostra idea innovativa prende spunto da una problematica abbastanza importante, che è quella legata alla sicurezza nei sistemi energetici, in particolar modo sui sistemi fotovoltaici. Una tematica che è stata poco attenzionata in quanto si parla quasi sempre di rendimento energetico, ma viene poco attenzionato l'aspetto della sicurezza. Tale aspetto invece è fondamentale perché fare sicurezza e poi fare anche manutenzione significa poi garantire un alto rendimento. I problemi legati alla sicurezza sono tanti, legati al problema dei guasti, degli incendi, dei problemi di elettrocuzione per gli operatori, sia per quanto riguarda l'emergenza, sia per quanto riguarda interventi di manutenzione. Nella nostra ricerca, infatti, ci siamo accorti che facendo sicurezza e facendo manutenzione garantiamo anche al tempo stesso efficienza energetica. Aspetto è legato, diciamo, la ricerca sta avendo parecchio successo anche a livello internazionale, cioè altri enti governativi sia a livello nazionale sia a livello internazionale stanno focalizzando l'attenzione su questo problema e per cui è ancora in continua evoluzione. Noi stiamo lavorando su un progetto e stiamo portando avanti in tal senso. La ricerca sostanzialmente focalizza attenzione anche sull'aspetto della manutenzione, oltre che la sicurezza, anche se le due cose sono strettamente correlate. Infatti uno dei problemi fondamentali dei sistemi fotovoltaici è proprio quello legato alla difficoltà di effettuare una manutenzione soprattutto ordinaria. Spesso viene effettuata una manutenzione straordinaria con elevatissimi costi e questo danneggia il sistema stesso rendendolo meno efficiente e soprattutto limitando la sua durata. Il nostro sistema invece consente di effettuare in maniera molto semplice la manutenzione ordinaria, oltre che ovviamente straordinaria, garantendo quindi una maggiore efficienza energetica, oltre che una maggiore durabilità. La ricerca sostanzialmente consiste in un dispositivo domotico che quindi attraverso un semplice comando da remoto consente di oscurare il pannello, disconnettere la linea elettrica a monte dell'inverter e contemporaneamente con un sistema idraulico consente di effettuare la pulizia nella fase di chiusura del pannello oscurante. Attualmente stiamo cercando di portare avanti la stessa realizzando un prototipo a scala reale, abbiamo già degli accordi con delle aziende private che sono disponibili a mettere in opera il nostro dispositivo per valutarne diciamo quantitativamente anche l'efficienza nel tempo. Abbiamo valutato intanto un'incidenza sul costo di una stringa di pannelli dell'ordine del 5%, quindi il dispositivo incrementerebbe il costo soltanto di 5%, però di contro si avrebbe una riduzione dei costi del sistema stesso in termini di riduzione dei costi assicurativi dal punto di vista sociale, oltre che assicurativi dell'impianto, quindi dell'edificio in cui viene installato il sistema stesso.